Sfortunatamente sono situazioni che uno si può aspettare. Se ci saranno dei casi positivi, sfortunatamente gli studenti non potranno andare a scuola, succederà ancora ovviamente, si spera meno possibile, si spera che presto ci sarà la disponibilità del vaccino per cui saremo in grado di proteggerci tutti, però abbiamo capito che cosa fa il virus, siamo preparati. Sono preparati le scuole, gli insegnanti, il personale scolastico. Niente, l'importante è far tornare questi ragazzi a scuola, farli incontrare tra di loro, perché per loro è stata una grandissima sofferenza fisica e anche psicologica, mentale, stare isolati. Tantissime, lo sapete benissimo, chi ha figli a casa, eccetera, situazioni di stress estreme tra i genitori, i figli, chiusi in luoghi, in piccoli spazi, eccetera. Adesso hanno la libertà di uscire e paradossalmente sono felicissimi di essere a scuola. E io sono super felice anche per loro. Posso solamente immaginare la commozione di questi bambini a rincontrare i compagni di scuola dopo 6 mesi di isolamento. La maggior parte dei sindaci si sono impegnati per trovare gli spazi, per ripartire in sicurezza, e quindi sicuramente a loro bisogna dire grazie per il loro grandissimo impegno, che è iniziato già da quasi 2 mesi. Il mese d'agosto loro lavoravano per trovare gli spazi e ci sono riusciti inventandosi di tutto. Per esempio, la scuola che ho visitato oggi è la città dei ragazzi trasformata in una scuola, quindi il sindaco è stato impegnato tantissimo in questa cosa. Gli hanno chiesto dei dirigenti di aprire il 28, io gli ho detto per piacere non lo fare, perché la maggior parte dei dirigenti sono pronti, loro non stanno lì a parlare, a gridare, loro stanno lavorando per questo, ci sono riusciti, diamogli l'onore di riconoscere il loro sforzo e di dirgli grazie per quello che hanno fatto, perché hanno fatto un servizio soprattutto per questi ragazzi che finalmente saranno in compagnia a scuola.